runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Prima di iniziare con questa puntata voglio leggere una nuova recensione che è arrivata che mi ha lasciato Calogero Carlo Augusta. Calogero l'ho già ringraziato qualche tempo fa per una sua donazione, è stato il primo a fare una donazione economica per sostenermi e come bel gesto non ha fatto solo quello di metter mano al portafogli, ma ha anche lasciato questa bellissima recensione a 5 stelle su Apple Podcast. Il titolo è Il podcast degli amanti della corsa. Ho scoperto questo podcast nelle prime puntate e non l'ho più lasciato. È diventato il compagno delle mie corse. Molto piacevole, tecnico quando serve, con tanti spunti interessanti per chi ama la corsa e tutto ciò che ci gira intorno. Grande Lorenzo, continua così. Grazie ancora Calogero per queste belle parole, per la recensione e per tutto quanto, per tutto il sostegno che mi dai, come mi danno anche tutti gli altri. Ne approfitto per ringraziare tutti quelli che continuano a seguirmi dopo tutto questo tempo con tutta la loro pazienza. Veniamo però adesso all'argomento della puntata di quest'oggi. Come avete potuto evincere leggendo il titolo, voglio parlarvi un po' di come la corsa possa aiutarci, come possa essere una terapia, sia a livello psicologico ma anche a livello mentale e fisico. Infatti si dice spesso che la corsa migliori la qualità della vita. Lo dico anch'io, sempre direi. Ma a volte questa può essere considerata più una opinione e qualcuno potrebbe avere a che ridire. In mio ed il nostro soccorso, quando abbiamo delle discussioni da bar con qualcuno, sono intervenuti nel tempo alcuni studi scientifici che hanno dimostrato proprio l'efficacia del running nella psiche e nel fisico umano. Di fatto la corsa si può vedere proprio come una terapia. Addirittura corsa e felicità sono un binomio perfetto, come dimostrato da una indagine del 2018 dell'Istituto Piepoli fatta per FIDAL. Vi linko nelle note dell'episodio il PDF di questo articolo apparso poi sul Corriere della Sera. Mi ha colpito in particolare, oltre a tutte le varie statistiche che poi tra poco vi vado anche a riportare, una frase che è «The fun is in the back of the pack», tradotto «Il divertimento è in fondo al gruppo». Infatti io sono un grosso, ormai lo sapete, sostenitore della corsa lenta e di chi si va anche piano ed è in fondo al gruppone di quelli che corrono una gara, che sia una 10 km, una mezza o una maratona. Perché la differenza non la fa spesso la velocità alla quale si corre una gara, ma come la si va ad approcciare mentalmente. Di fatto, e adesso vengo proprio ad alcune statistiche che poi potete ritrovare nel PDF che vi linko, i benefici che si ottengono dal running sono, oltre che appunto quelli fisici, che sono anche abbastanza evidenti, anche a livello di relazioni personali, lavorative, eccetera, eccetera. Infatti, una statistica dice proprio che chi corre ottenga dei benefici nelle relazioni interpersonali. Il 47% ha un abbastanza migliori, un 13% molto, poi c'è un 27% che dice poco e un restante 13% che dice nulla. Tradotto, il 60% delle persone ottengono dei benefici dal correre nelle loro relazioni interpersonali. Suppongo che non siano con le loro fidanzate o mogli che li aspettano a casa al sabato o alla domenica mattina. Si ottengono anche però dei benefici sul lavoro. Il 54% ha ottenuto abbastanza benefici e il 21% molto. Qua sommando queste due percentuali si arriva addirittura al 75%, che è davvero una grossa percentuale. Solamente il 13% dice di aver ottenuto poco guadagno lavorativo e solo il 12% dice un nulla o è senza opinione in merito. Ma non solo, chi corre in media va di più al cinema, legge di più, presta addirittura più attenzione alla raccolta dei rifiuti e fa più volontariato e più beneficenza rispetto a chi non corre. Oltre a questo studio, che uno potrebbe dire sì, è di parte perché è di FIDAL, ci sono però altre svariate ricerche
che dimostrano come la corsa aiuti anche a curare le malattie, tra cui la depressione. Certo, adesso la corsa da sola non è sufficiente a guarire una depressione, ad esempio, ma può supportare in modo molto efficace l'assunzione di farmaci ed in generale può aiutare nell'affrontare le terapie a cui si è sottoposti nei momenti di maggior difficoltà psicologica. Possiamo dire che in generale la corsa faccia bene al cervello, ci fa stare meglio sia fisicamente che mentalmente. Ci rende felici e, a quanto pare, adesso vi porto un'altra bella statistica, più intelligenti. La corsa può risvegliarci mentalmente, darci nuova linfa, nuove energie. Ci permette proprio di reagire a volte. E anche in questo caso, appunto, c'è uno studio di un gruppo di neuroscienziati americani, che anche in questo caso vi linko per completezza, così chi ha voglia di spippolare con i termini medici in inglese si può divertire. Con questo studio, potete ringraziare appunto questi medici, potrete aggiungere alla vostra personale lista di motivi per i quali correre, come se del resto ci fosse bisogno di mettere altra carne al fuoco, insomma, potrete aggiungere tutti questi altri motivi dimostrati dai neuroscienziati al vostro bel elenco. Correre aiuta a combattere lo stress, la corsa, ma tutta l'attività fisica in verità, se praticata però per almeno 30 minuti consecutivi, aumenta i livelli di serotonina, noradrenalina, dopamina ed endorfina. Tutti questi INA sono dei neurotrasmettitori che aiutano nel combattere la depressione e l'ansia. Chi soffre di queste cose può ricorrere al running per provare a migliorare la propria situazione, oltre che poi ovviamente iniziare una possibile cura. Ovviamente questo discorso vale anche per chi non ne soffre, perché si può correre per migliorare ulteriormente la qualità della propria vita. Il running aiuta a concentrarsi e questo devo dire vale anche per me. Quando corro, specie per lunghe distanze, mi faccio di quelle pensate assurde. Correre fa aumentare la concentrazione, rendendo più facile e meno stressante risolvere i vari problemi ai quali siamo sottoposti. E forse è anche per questo che in tanti, tra cui proprio il sottoscritto, amano correre al mattino e poi lo consigliano, perché specialmente prima di lavorare, la corsa aiuta a predisporre mentalmente la persona ad essere più positiva, creativa e produttiva. Il che significa non solo riuscire a fare più cose sul lavoro, ad esempio, ma anche nel trovare più rapidamente soluzioni ai vari problemi che si possono presentare nel corso della giornata. Il running migliora anche la memoria. Correre stimola la produzione di cellule dell'ippocampo, e non mi riferisco al cavalluccio marino. Tradotto in parole povere, provo a sintetizzare e a non farmi insultare da qualsiasi medico possa esserci all'ascolto, l'ippocampo svolge un ruolo importante nella formazione delle memorie esplicite e nella trasformazione della nostra memoria a breve termine in una memoria più a lungo termine. Insomma, semplifichiamo ancora un po'. Questo ippocampo è fondamentale per ricordarci meglio le cose. Correndo si aiuta la produzione di queste cellule, si favorisce, e la memoria di conseguenza tende ad essere migliore. Non male, no? Correre rende il pensiero più brillante. Questa è anche un po' una conseguenza dei tre punti appena elencati. L'aumento di cellule dell'ippocampo, una maggior concentrazione ed un minore stress. Tutto questo porta i runner ad avere un cervello più attivo, perché la mente è in grado di risolvere meglio e più velocemente i problemi, appunto attingendo da una memoria più allenata, più sviluppata, oppure dal fatto di essere più concentrata e più creativa. Il cervello di un runner è mediamente più bravo nel valutare scenari complessi che gli si presentano davanti, ragionando più rapidamente e meglio, con più sensibilità e più flessibilità. Possiamo dire che l'elasticità del cervello e la velocità con cui reperisce e collega le varie informazioni a sua disposizione è accelerata dal fatto che esso è ben oliato dalla corsa, che ha cellule sempre fresche, insomma è costantemente allenato,
Correre quindi non allena solo la parte fisica, che è molto evidente, ma allena anche il cervello, pari pari, al solito modo, se vogliamo. Fatemi sapere se anche per voi la corsa ha avuto un effetto terapeutico, se vi ha fatto diventare un po' più brillanti. Ed in che modo, ditemi quali sono stati tangibilmente i vantaggi ottenuti. Contattatemi su Telegram al mio account @LorenzoMaggiani con un messaggio scritto o un messaggio audio. Oppure potete farlo via mail o sui social, sui quali vi invito anche a seguirmi. Trovate, come al solito, tutti i vari recapiti nelle note dell'episodio. Per restare sul discorso Telegram, vi invito anche ad iscrivervi al canale, dove trovate un po' il backstage, il dietro le quinte di questo podcast. Anche in questo caso trovate nelle note dell'episodio il link per poterci accedere comodamente. Se poi volete sostenermi economicamente, se volete salire a bordo di questo progetto, si può partire anche solo con $1 al mese. Sempre nelle note trovate il link per accedere al Patreon di Da 0 a 42. E per oggi direi che è tutto. Cari runners, correre ci rende persone migliori, è addirittura dimostrato. Ci sentiamo alla prossima puntata.